Benvenuti carissimi amici di GamerClick in questa disamina dell'evento PlayStation 5 appunto di ieri sera. Io sono Marcello, oggi analizzeremo un po' quello che abbiamo visto ieri sera, cercando anche di dare un colpo d'occhio generale a quello che è questa generazione che sta entrando praticamente. Ci sono molti pro, ci sono alcuni contro, ma analizziamo con calma un po' quello che è avvenuto ieri. Intanto abbiamo finalmente i prezzi, partiamo subito da qua che è la cosa che ci interessa principalmente. Come vociferato, come uscito in tanti rumor ultimamente, abbiamo la PlayStation 5 Digital Edition a 399€, mentre PlayStation 5 Standard, quindi con lettore Blu-ray, 499€, con uscita scaglionata, quindi i vari rumor sui problemi di produzione a quanto pare sembrano anche leggermente confermati, il 12 novembre negli Stati Uniti, quindi ad attaccare direttamente il mercato americano, territorio base di Microsoft, e il 19 in Europa. Quindi se l'Italia sarà ancora in Europa, il 19 novembre dovrebbe uscire anche qua. I pre-order dovrebbero partire già oggi. Per quanto riguarda ovviamente tutto ciò, c'è da fare questo piccolo discorso, ovvero che tutto l'evento PlayStation di ieri sera è stato particolare. È stato sicuramente un ottimo evento, l'abbiamo seguito tutti con molta trepidazione, tra un po' parleremo anche di quello che è stato mostrato, ma c'è stato un po' di confusione in generale, perché molte delle notizie che di cui adesso discuteremo sono state ricavate da l'evento a evento finito, per cui credo che alcuni trailer siano stati preparati, è un esempio su tutti è Demon's Souls, siano stati preparati prima di sapere la data d'uscita di PlayStation 5, e questo segna ovviamente un evento di risposta a quello che è stato appunto lì i vari leak che, di Xbox Series S che sono usciti appunto settimana scorsa. Però, insomma, analizziamo bene la situazione perché è una generazione strana. È una generazione veramente particolare che non è partita col piede giusto. Comunque, andiamo con ordine. Partiamo subito col dire che appunto l'evento è stato durata un'ora, ovviamente ormai come un po' tutti gli eventi. È stato uno showcase molto interessante perché comunque ha mostrato veramente quello che Microsoft in fondo non è ancora riuscita a fare, ed è questo il suo limite, e il suo limite più grande lo si vede a fine showcase PS5. E abbiamo avuto dei titoli chiaramente interessanti sotto tanti punti di vista. Partiamo però con le cose magari meno, che hanno colpito meno. Sono stati presentati per la prima volta intanto un bel gameplay single player di Call of Duty Black Ops Cold War. Si presenta tecnicamente abbastanza bene, devo dire, che risulta a livello di gameplay anche abbastanza simile a quanto visto negli ultimi Call of Duty. Chiaramente Call of Duty è un videogioco, un FPS molto frenetico sotto tanti punti di vista, diciamo che la macchinina radiocomandata è stato veramente incredibile. Io già solo per quello personalmente lo comprerei. Videogioco chiaramente che uscirà tra poco praticamente, tra cui è stata annunciata anche l'open beta multiplayer, per cui dovremmo poter metterci le mani sopra, per cui dovrebbe uscire anche un'anteprima successivamente. Parliamo poi di Resident Evil 8, sto facendo questa carrellata velocissima appunto per poi approfondire meglio le cose più importanti. Personalmente Resident Evil 8 mi dice ben poco, personalmente mi aspettavo un ritorno un po' alle origini, mentre si prosegue con quanto mostrato con Resident Evil 7. La cosa che mi stuzzica è l'ambientazione in Romania, per cui chiaramente se tu dici Romania un po' di Dracula ce lo devi anche infilare. Da questo punto di vista le ambientazioni e tutto quanto sembrano interessanti, però ripeto, sinceramente mi fa, per quanto mi riguarda, molto personalmente, non mi fa un effetto particolare, se devo essere sincero. E passando oltre, abbiamo il Deathloop, il gioco, credo, più invendibile in questo momento, perché è difficile
spiegare quello che è questo gioco a persone che sono abituate a giocare a Fortnite, a persone che sono abituate ai vari Call of Duty, FPS molto classici. Per quanto io adori Arcane, questo è un videogioco che ha bisogno di una pubblicità diversa, ha bisogno probabilmente di molti influencer, ha bisogno veramente di qualcuno che mostri quanto sia divertente giocare a questo gioco, che è in generale un videogioco uno contro uno in cui praticamente alla morte si ripete tutto da capo. Concept interessantissimo, ovviamente, ma è difficile renderlo appetibile in questo momento, per cui è stato anche rinviato, se non sbaglio, poco tempo fa. Speriamo di vedere un po' più nel dettaglio quello che è questo lavoro di Arcane. Arriviamo a Devil May Cry 5 Special Edition. Abbiamo una Special Edition di Devil May Cry 5 che arriverà appunto su PlayStation 5, appunto il 5 rimane ormai il simbolo di questa generazione, e chiaramente arriverà anche su Xbox Series X con ovviamente implementazioni tecniche tra cui il ray tracing. Avrà ovviamente giocabile anche Virgil, come abbiamo potuto vedere nel trailer, come vedete nel trailer, ma avrà anche a disposizione il turbo mod, che è una figata, perché il turbo mod, per chi non lo sapesse, è una versione velocizzata, se non mi ricordo male, a 1.2 per rispetto alla velocità normale, che appunto velocizza il gioco, lo rende molto molto più spettacolare, molto molto più fluido, ma anche tremendamente più complicato. Tra l'altro ci sarà anche un livello di difficoltà leggendario, quindi ci si aspettano cose molto 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 interessanti da questo punto di vista. Insomma, Devil May Cry 5 è chiaro che è uno dei migliori giochi della generazione che sta per sparire, quindi ben vengano queste implementazioni. Poi abbiamo avuto una cosa che penso che i vari fan di Harry Potter siano esplosi all'annuncio. Abbiamo appunto Hogwarts Legacy, che di Avalanche tra l'altro, che è ambientato a fine 1800. Io di Harry Potter so il minimo indispensabile, so praticamente quello che ho visto nei film, per cui non riesco bene a capire, e non sarà la prima volta in questo video, non riesco bene a capire il fomento che può dare un gioco di questo tipo, ma lo posso, diciamo, carpire, che a me sinceramente dice meno di zero per quanto mi riguarda, ma posso capire perché possa piacere. Cioè, capisco che per chi è innamorato della saga, per chi è innamorato di Harry Potter, questo è alla stregua di un porno. E a quanto ho capito è un videogioco in cui si può creare il proprio alter ego immerso nel contesto di Harry Potter, perché vedo personaggi che interagiscono in maniera un po'... sapete, mi ricordano un po' quei giochi... non lo so, mi viene in mente Attack on Titan, no? Tipo questi giochi in cui crei il proprio alter ego e praticamente lo immergi, appunto, come dicevo, nel contesto, seguendo una trama orizzontale e quant'altro, insomma. Chiaramente dovrebbe essere un prequel di quello visto, quanto visto in forse Animali Fantastici addirittura, per cui insomma tecnicamente non è male, devo dire, tecnicamente non è male. Un po' altalenante, si vedono delle sezioni in cui veramente il frame rate cala a livelli spaventosi, è veramente impressionante. Io queste cose non le mostrerei nemmeno, se devo essere sincero, ma tant'è, ognuno. Non si sa ancora se è un'esclusiva PlayStation 5, probabilmente non lo è, perché chiaramente l'avrebbero detto, ma dovrebbe arrivare, io credo che arriverà chiaramente su Xbox Series X e penso anche su PC a questo punto, per cui è interessante comunque che l'abbiano mostrato per la prima volta su PlayStation 5, per cui ci butteremo un occhio, soprattutto gli amanti di Harry Potter. Arriviamo alle cose un po' più importanti. Partiamo da Spider-Man Miles Morales. Sappiamo già che si tratta praticamente di un DLC, di un'espansione di Marvel Spider-Man che abbiamo avuto su PlayStation 4. Qui c'è stata una confusione impressionante.
Ora ci arriviamo. Intanto, parlando di quello che è stato mostrato, il gioco ha un colpo d'occhio veramente ottimo. Nulla da dire, tra l'altro la prima parte con la camminata di Miles Morales in mezzo ai vari negozi, ai negozietti, insomma, alla fiera di Natale. È un espediente molto furbo per far vedere il colpo d'occhio generale, i vari riflessi, il livello delle luci e quant'altro, ma ci interessa il poco. Quello che è stato interessante chiaramente è il combat system, la resa visiva di un videogioco di, non dico next gen, ma di un gioco che tecnicamente ha quel qualcosa in più rispetto a quello che abbiamo visto su PlayStation 4. Il gioco è essenzialmente uguale, chiaramente, è molto scriptato, che riprende quanto visto chiaramente nei Batman Arkham, ne visto nei Shadow of Mordor, insomma questo stile di combattimento quasi automatizzato, con combo automatizzate. Molto spettacolare, molto scriptato, molto bello a vedersi, e qui nasce il problema. Allora, uscirà in due versioni. Uscirà nella versione standalone a un prezzo di 60 euro, e una versione completa con il gioco originale portato con i miglioramenti tecnici su PlayStation 5 a un prezzo di 80 euro. Dove nasce la confusione? La confusione nasce nel fatto che chiaramente chi ha la versione PlayStation 4 si è chiesto: ma quindi io che ho la versione PlayStation 4 avrò la versione potenziata automaticamente alla versione PlayStation 5? La risposta sembra essere no. Chi comprerà la versione PlayStation 5 avrà praticamente la versione PlayStation 5. È chiaro che il Miles Morales uscirà anche per PlayStation 4 in qualche modo. E quindi chi comprerà la Complete Edition di Marvel Spider-Man, quindi con l'originale più il Miles Morales, avrà a questo punto il potenziamento per PS5, che è la stessa cosa che sta avvenendo per aggirare un po' la questione dell'upgrade gratuito. È chiaro che è fatta la legge, trovi l'inganno. Stessa cosa avvenuta ad esempio con Control. Control avrà il potenziamento alla nuova generazione solo con la versione Ultimate Edition. Ed è appunto un espediente per aggirare quanto vociferato, quanto detto, quanto promesso dai vari publisher a inizio questa nuova generazione, mettiamola così. Non è una cosa che fa impazzire, è chiaro. Chi ha l'originale Marvel Spider-Man lo prende un po' in parti dove non batte il sole, e questo segna il problema un po' di questa conferenza, la poca chiarezza. Perché se è vero che è stato interessante, è stato bello a vedersi come conferenza, molte delle notizie importanti sono state rivelate soltanto dopo, perché non si capiva nulla di quello che è stato mostrato. Un esempio di questo espediente è Demon's Souls. Ora, premettendo che Demon's Souls attira gli sguardi di tutti come fece Bloodborne, e io conosco moltissima gente che comprò Bloodborne senza sapere cos'è, riconsegnandolo in negozio il giorno dopo, stessa cosa probabilmente avverrà qua. Essendo esclusiva PS5, a quanto pare, molti lo compreranno, molti che sono abituati magari a non avere, che non hanno mai toccato un Souls-like nella loro vita, penseranno: wow, che figo questo gioco, e il trailer è anche, te lo presenta bene da questo punto di vista, perché sciotti tutti con un colpo. Ma credetemi, voi che state pensando di giocare a Demon's Souls e non avete mai toccato un Souls-like, non è così. Fidatevi che non è così. Per cui credo che Demon's Souls venderà molto bene al lancio di PlayStation 5 e che verrà riconsegnato molto spesso ai negozi il giorno dopo. Ho questa vaga impressione. Chiaramente quello che abbiamo visto è eccezionale. Bluepoint ha fatto un lavoro pazzesco, e la cosa interessante è che io Demon's Souls me lo ricordo così. È incredibile, qualche volta magari ci scriverò anche un articolo sopra come l'immaginazione riesca a tappare dei buchi che noi in qualche modo, che nella realtà non vengono colmati. Per esempio, no, noi ci ricordiamo il primo Metal Gear per noi era film, cioè era una roba pazzesca, è incredibile da questo punto di vista. La cosa interessante, se mi posso permettere, è che il remake di Demon's Souls è più originale dell'originale. Cioè,
Il sistema di illuminazione che viene portato appunto su PlayStation 5 rende Demon's Souls quello che era nella mente di Miyazaki alla creazione. Se voi giocate a Demon's Souls PlayStation 3, è molto illuminato, è molto lussureggiante per certi aspetti. Mentre doveva dare appunto, come vedete appunto, tra gli esterni e gli interni di Demon's Souls una grande differenza, doveva dare l'impressione di essere un mondo in reale decadenza, un mondo in cui veramente l'oscurità si sta appropriando del mondo. E devo dire che le atmosfere viste nella prima parte, che questa è praticamente la primissima parte del gioco, è veramente incredibile, e per chi conosce come me molto bene Souls-like, per chi conosce molto bene Demon's Souls, rigiocarlo darà quel qualcosa in più, perché veramente il cambio di atmosfera, come si vedrà anche negli spezzoni delle ambientazioni successive, è qualcosa che noi non abbiamo avuto su PlayStation 3 per limiti tecnici. Tra l'altro, da un certo punto di vista mi ha ricordato, credo che lo metterò anche per farvelo vedere, il primo trailer di presentazione del gameplay di Dark Souls 2. Ora, sappiamo tutti che Dark Souls 2 ha avuto tutti i problemi che un videogioco potrà mai avere nella storia dei videogiochi, quindi idee controverse, compromessi particolari, e il gioco era iniziato sviluppandosi come un videogioco con un sistema di illuminazione dinamico. Questo segna il perché delle torce. L'illuminazione dinamica non solo toccava le ambientazioni rendendole ovviamente più dark, appunto usando questo termine, ma aveva forte influenza sul gameplay, perché è chiaro che in luoghi bui dovete tenere una torcia in mano e nell'altra l'arma, è difficile difendervi avendo solo una torcia. Oppure potevate usare lo scudo e la torcia, ma la torcia dovevate utilizzarla per vedere dove stavate andando. Poi chiaramente per motivi tecnici tutto questo è stato cancellato, la torcia è rimasta, l'illuminazione globale è stata usata come tutti gli altri, e purtroppo Dark Souls 2 è un videogioco praticamente monco a livello tecnico. Però qui diciamo che grazie alla nuova tecnologia presente appunto su PlayStation 5 possiamo vedere finalmente un Dark Souls anche nelle atmosfere, dico Dark Souls nel senso un Souls nelle atmosfere reali che deve comunicare. Ne esce il giallo del... ma esce su PC? Esce su PlayStation 5? Esce su Xbox? Allora, tutto questo nasce dal fatto che il trailer probabilmente è stato preparato ben prima dell'uscita ufficiale, della comunicazione ufficiale anche ai vari team di PlayStation 5. Quindi a fine video non avevamo la data d'uscita, non abbiamo avuto nemmeno la scritta all'uscita con PlayStation 5. Quando finalmente abbiamo avuto l'uscita di PlayStation 5, abbiamo cominciato a sospettare che Demon's Souls arrivasse dopo l'uscita di PlayStation 5, stando poi a Jeff Neely, io non so pronunciarlo mai bene questo cognome, che praticamente da insider ci ha detto che Demon's Souls arriverà anche all'uscita per PlayStation 5, appunto quando uscirà PlayStation 5. Questo è stato chiaramente molto confusionario a livello di comunicazione, come vi dicevo, molte notizie abbiamo dovuto reperirle dopo l'evento PlayStation 5, scongiurando anche il rumor secondo la quale Demon's Souls sarebbe uscito anche su PC, smentito poi prontamente da PlayStation, anche perché c'era stato praticamente un problema di montaggio in cui era uscita la scritta per sbaglio disponibile anche su PC, che probabilmente si riferiva a quella di Final Fantasy XVI, un casino totale. Comunque, Demon's Souls è un'esclusiva PlayStation 5 e arriverà all'uscita di PlayStation 5, quindi il 12 e il 19, per quanto ci riguarda. Quindi, bello, tutto eccezionale. Passiamo, come detto, a Final Fantasy XVI. Ora, chi vi parla ha giocato solo alcuni Final Fantasy. Ho giocato Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII senza mai finirlo, Final Fantasy XII, Final Fantasy XV senza mai finirlo. Il mio problema essenzialmente con i Final Fantasy è stato sempre il combattimento a turni. Io il combattimento a turni personalmente non lo sopporto.
lo trovo l'antigioco se voglio giocare a turni gioco a scacchi. Ma questo probabilmente è un mio limite. Per cui quando vidi per la prima volta Final Fantasy XV con un combattimento di stile, con un combat system molto più action, gridai al miracolo. Io sono sempre stato avvolto dall'atmosfera di Final Fantasy, dalla pomposità, dalla teatralità tipica giapponese dei Final Fantasy, con ambientazioni anche in grado di mischiare sapientemente la fantascienza col fantasy, e per me è stato sempre eccezionale. Final Fantasy XVI è un ritorno un po' di quello che è le origini di Final Fantasy. A me sembrava all'inizio, se devo essere sincero, un'espansione o comunque una versione potenziata di Final Fantasy XIV, anche perché tecnicamente non fa proprio gridare al miracolo, ma questi sono dettagli che lasciano il tempo che trovano, secondo me, in un titolo come questo. Trailer chiaramente bellissimo, ovviamente da questo punto di vista non c'è niente da dire. A me quello che interessa però è questo, cioè il combat system. Sappiamo tutti che Final Fantasy XV ha avuto grossi problemi di sviluppo, è un gioco che si basa sui compromessi, e quando avete in mano Final Fantasy XV difficilmente riuscite a capire esattamente cosa c'è di buono e cosa no. Nel senso, è un mischione di idee che molto spesso cozzano tra loro. Il combat system, per esempio, per quanto sia un'interessante evoluzione di quello che è il combat system dei Final Fantasy, non è mai fluido, è veramente macchinoso e per certi aspetti anche frustrante in certi frangenti. Cosa che poi in Final Fantasy VII Remake è stato ulteriormente potenziato, e beh, abbiamo un combat system veramente eccezionale. Qui si fa lo step successivo. Per certi versi mi ricorda anche Monster Hunter, non so voi. E c'è una fluidità, un modo di combinare anche le vocazioni, un modo di fare anche attacchi aerei, è veramente qualcosa di pazzesco. E se veramente Final Fantasy XVI riesce a essere anche solo la metà di quello che penso che sia, sarà un gioco della Madonna. Tra l'altro, io non sono molto legato chiaramente al franchise, quindi non riesco nemmeno a capire il reale impatto che abbia Final Fantasy XVI all'interno del cuore dei fan, ma veramente è un gioco che mi giocherò volentieri, su PC in questo caso. Mi aspetto veramente un combat system della Madonna in questo caso, per cui è quello che mi attira di più in questo momento, e chiaramente magari mi spingerà anche ad approfondire quello che è lo storytelling dei Final Fantasy. Anche qui c'è stato un po' di confusione, perché è stato presentato come esclusiva PS5, ma la scritta nel trailer finale diceva che era un'esclusiva temporale. Ancora, mentre vi sto parlando, non è proprio chiarissimo se sarà un'esclusiva vera e propria PlayStation 5 o un'esclusiva temporale come è stata Final Fantasy VII Remake. Come è tuttora Final Fantasy VII Remake. Io credo che sarà un'esclusiva temporale, perché veramente sarebbe troppo grossa come cosa. Per cui credo che arriverà anche su Xbox. Magari fra un anno e mezzo, quello che è. Per cui, insomma, secondo me sarà così. Passiamo poi alla fine dell'evento. E qui c'è un discorso un po' complesso da fare, perché quello che è stato fatto con la fine dell'evento PlayStation 5 segna anche il limite di Microsoft. È stato presentato il segreto di Pulcinella, ovvero God of War 2. God of War 2, sapevamo tutti che era in sviluppo presso Santa Monica, ed è bastato semplicemente far vedere un mezzo logo e la voce di Kratos per farci tutti saltare in aria. È chiaro che a mente fredda quello che è stato mostrato non vale nulla. È chiaro però che se tu mi metti la data 2021, che anche lì vuol dire tutto e non vuol dire niente, perché può essere aprile come può essere dicembre, è una bomba. È chiaro che già sappiamo che il prossimo anno, salvo ritardi, salvo Covid, avremo probabilmente già uno dei migliori giochi della prossima generazione. E perché è un limite di Microsoft? Microsoft, per quanto abbia presentato una console dall'indubbio potenziale, Xbox Series X è probabilmente la migliore console mai prodotta a livello tecnico,
non sapendo neanche come sono, com'è l'interno di PlayStation 5, chiaramente, ma finora è la migliore console mai prodotta. Ma queste migliorie noi ancora non le abbiamo viste. Microsoft purtroppo non riesce a mostrare qualcosa in grado di far pendere l'ago della bilancia verso appunto la casa di Redmond, far scegliere la console, se non per altri motivi, e tra un po' ci arriveremo, ma soprattutto non ha la capacità di far sognare, non ha la capacità di prendere un mezzo logo e farci gridare tutti al miracolo. Se poi prendi il tuo brand di punta e lo mostri in quella maniera, mi riferisco ovviamente ad Halo Infinite, è chiaro che non solo ti dai la zappa sui piedi, ma ti ci spari anche. E quindi chiaramente all'utente medio che vede da un lato un evento PlayStation che mostra esattamente i giochi, anche se c'è un appunto da fare, i giochi next gen ancora non ne abbiamo visti e siamo a metà settembre, l'unico gioco realmente next gen rimane Ratchet & Clank. E arrivati a metà settembre è pazzesco. Questo è un limite grave di questa generazione. Io continuo a sostenere personalmente che questo sia il peggior lancio delle console mai avvenuto nella storia, con prezzi dati in ritardo, con giochi che praticamente sono essenzialmente quelli della generazione passata, portati chiaramente a un livello tecnico superiore, come lo è stato un po' effettivamente la generazione di PlayStation 4 e Xbox One. Ma quello c'è da fare un discorso poi più approfondito e magari in altra sede. E appunto, tornando a Microsoft, ha questo grosso limite. Non sa far sognare, non sa farsi desiderare. Quello che PlayStation 5 è riuscita a fare ieri, pur non mostrando nulla, e questa è la cosa particolare. God of War, quindi, sappiamo che arriverà l'anno prossimo, salvo problemi. Abbiamo anche avuto la notizia che Horizon 2 arriverà anche su PlayStation 4, quindi sarà un gioco cross-gen. A questo punto io non ci metterei la mano sul fuoco che God of War 2 sarà un gioco totalmente next-gen, perché chiaramente non si possono ignorare le centinaia, non ricordo il numero esatto in questo momento, ma credo un centinaio di milioni di console PlayStation 4 vendute, non si può ignorare quel numero. Per cui è chiaro che la transizione sarà probabilmente più lenta di quello che effettivamente dovrebbe essere. In questo caso abbiamo anche il lancio, qui c'è ora lo scontro di intenti tra le due case, il lancio del PlayStation Plus Collection, una specie di Game Pass in maniera molto blanda, mettiamola così, che raccoglie i migliori titoli usciti nella scorsa generazione direttamente sul Plus per chi già ce l'ha su PlayStation 5. Quindi si parla di God of War, The Last of Us Remastered, Uncharted 4, Persona 5 e via dicendo. È un'interessante apertura, ma la trovo anche abbastanza azzizzata, se mi permettete il termine, un po' messa lì per rispondere in qualche modo a quello che è il Game Pass di Microsoft, che rimane comunque il miglior servizio su piazza. La cosa che mi ha lasciato perplesso è che non c'è un minimo accenno a PS Now, completamente abbandonato a se stesso ora come ora, e per cui noi abbiamo, riassumendo, Xbox che si presenta con Xbox Series S completamente digitale a 299€, con l'abbonamento Game Pass che permette di avere 100 giochi, se non di più, più l'IA Plus, l'IA Play, come si chiama ora, cambiano nome ogni 10 minuti, quindi con i vari giochi Electronic Arts, più is Cloud a 300€. Chiaramente. Con una console completamente retrocompatibile, una console che è retrocompatibile hardware, quindi se volete usare il pad 360 lo potete tranquillamente usare, e Xbox Series X, che dovrebbe essere la console più potente mai creata sulla faccia della Terra, ma ancora non abbiamo visto il perché, a 499€, totalmente retrocompatibile a livello hardware, retrocompatibile a livello software, sempre col Game Pass, xCloud, eccetera, eccetera. Dall'altro abbiamo a 399€ la PlayStation 5, che è esattamente uguale all'altra PlayStation, solo che non ha l'ingresso per il disco.
ha a disposizione il Plus Collection, che può essere qualcosa in più, ed essenzialmente finisce qua. La potenza di PlayStation 5 è data dalle loro, dalle sue esclusive, essenzialmente. Che sono una bomba, ovviamente abbiamo Demon's Souls, abbiamo Spider-Man, abbiamo Ratchet & Clank, abbiamo Horizon, abbiamo God of War. Bene, è diciamo Final Fantasy ora come ora. Mentre l'altra console è 4,99€, con lo stesso discorso. Capite bene che lo scontro Microsoft-Sony non è così scontato. Nel senso, se magari all'inizio Sony ha la spinta delle sue esclusive anche per colpa di Microsoft, perché non è riuscito né a far vedere un Halo di un certo livello, Forza Motorsport non sappiamo nulla, non sappiamo nulla delle altre uscite, il Blade, eccetera, eccetera, per cui all'inizio non ha quella forza propulsiva in grado di invogliare il giocatore ancora indeciso a scegliere, a optare per l'uno o per l'altro. È chiaro che a livello puramente economico Xbox Series S è la soluzione migliore. Spendi poco, hai tanti giochi e concludi lì. Anche giochi all'uscita, ovviamente. PlayStation 5 è una soluzione che nell'immediato, per chi ama chiaramente le esclusive Sony, è tanta roba, ovviamente. Però c'è un dettaglio che ancora noi non sappiamo. La differenza delle terze parti. C'è differenza tra le terze parti nel modo di girare, nel modo di farsi vedere tra Xbox Series X e PS5? Noi ancora questa differenza non l'abbiamo vista, perché non c'è o perché ancora non ci è stata fatta vedere? In secondo luogo, noi abbiamo un mercato che si sta evolvendo in una maniera spaventosa. È da poco tempo che Nvidia ha comprato ARM, per cui anche Nvidia si sta buttando probabilmente sul mobile, cambieranno praticamente molte cose a livello hardware e anche su notebook e credo anche su personal computer. E quindi la direzione del mercato qual è? Perché tra le due quella molto più pronta è ovviamente Microsoft, per cui se il biennio prossimo lo possiamo considerare una transizione in cui si passa da un videogiocare classico a un videogiocare digital, a un videogiocare tramite abbonamenti e servizi, alla lunga, visto anche che poi arriveranno anche le esclusive Microsoft, sembra che alla lunga Microsoft potrebbe dire la sua. PlayStation 5, d'altro canto, a lungo termine, noi non sappiamo cosa farà ancora. Non sappiamo PS Now che fine farà. Non sappiamo PlayStation Plus Collection a questo punto se sarà una cosa messa qui sul momento senza ulteriore sviluppo. Per cui su questa generazione è ancora presto per parlare. Noi non sappiamo ancora il mercato come si evolverà. Non sappiamo l'impatto dello streaming che avrà sui servizi e l'impatto che avrà sul videogiocatore medio. Non sappiamo se Google Stadia o chi per lui avrà modo di farsi valere da questo punto di vista. Per cui sarà una generazione molto fluida, sarà una generazione molto particolare in cui, come scrissi in un articolo tempo fa, non importerà più il numero di console vendute, importerà il numero di utenti all'interno dell'ecosistema. E da questo punto di vista Microsoft è molto molto più avanti, ora come ora. Per cui sarà interessante vedere quello che accadrà nei prossimi anni a livello tecnologico, perché Nvidia penso che voglia espandersi il più possibile, sta diventando una delle aziende, se non lo è già, l'azienda con un valore impressionante, tant'è che poco tempo fa ha superato anche Intel, che è assurdo. Per cui anche con le nuove schede video RTX 3000 comincia a delinearsi anche un'entrata del PC in diretta concorrenza con quello che è il mondo console. È strano detto in questa maniera, per cui vediamo un po' come si evolve il mercato. Sono ognuno per i fatti suoi. Nintendo è sempre per i fatti suoi, si vocifera questa Switch Pro che dovrebbe girare a 4K, vedremo un po' come
sarà la situazione, ma è chiaro che è un mercato a parte. PlayStation 5 continua con un sistema molto classico di retail, con un sistema molto classico di collegamento con i videogiocatori, quindi si compra la console per giocare. Xbox, Microsoft ha creato un ecosistema globale che è in cerca di inglobare tutti i dispositivi nell'unica bandiera Microsoft, un PC che comincia ad avere un'alta tecnologia di renderizzazione, quindi con RTX, ma ora vedremo anche i nuovi processori AMD, le nuove schede grafiche AMD, da un prezzo contenuto o comunque conveniente, che già si mostra in maniera molto più avanti rispetto a quello che sono le nuove console. E non dimentichiamo i servizi streaming che potrebbero dirla loro in un futuro prossimo. Probabilmente Google Stadia è arrivato troppo presto, è stato troppo ottimistico e ci siamo rimasti fregati tutti, diciamola così. Detto questo, dunque, PlayStation 5 Showcase è stato un evento sicuramente interessante, molto buono, ma ci sono anche molte riserve per dire se PlayStation 5 abbia già vinto la generazione. È veramente molto presto per dire, bisogna aspettare una reale risposta di Microsoft. Il fatto è che lo ripetiamo ogni 6 mesi, aspettiamo la risposta di Microsoft. Io credo che a questo punto devono mostrarmi e mostrarci soprattutto un Forza Motorsport 8 fotorealistico, qualcosa di mai visto prima. Devono mostrarci il gameplay di quello che è Xbox Series X a questo punto. E quindi niente, dobbiamo vedere un po' come si evolverà il mercato da questo punto di vista. Detto questo, dunque, vi lascio in pace, vi rimando ovviamente a tutti i video che arriveranno in futuro di approfondimento, gli articoli, abbiamo anche il riassunto della conferenza a PlayStation, tutti gli articoli, tutti i trailer di presentazione su gamerclick.it. Vi ringrazio tantissimo per l'attenzione, noi ci sentiamo prossimamente, un bacio e a presto!